Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per una commercialista pistoiese a cui vengono contestati i reati di induzione indebita, falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale, favoreggiamento, interessi privati del curatore e frode in processo penale e depistaggio. La misura cautelare disposta dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pistoia è stata eseguita stamani dai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale Pistoiese. Le indagini avviate nei confronti di una società fallita nel 2016 hanno permesso di accertare, spiega una nota delle Fiamme Gialle pistoiesi, un disegno criminoso di un imprenditore consistente nell'abbandonare la propria società, ormai in grave dissesto finanziario, oltre che gravata da ingenti debiti tributari, al fallimento per poi costituirne una nuova, sollevata da ogni pregresso carico debitorio, mediante l'utilizzo di più prestanomi compiacenti con cui proseguire l'attività imprenditoriale. Nel corso delle attività investigative, spiega una nota della Guardia di Finanza, sarebbe emerso anche un singolare e inopportuno coinvolgimento del curatore fallimentare, commercialista operante in provincia di Pistoia, che, abusando delle sue funzioni, aveva indotto l'imprenditore a versare una consistente somma di denaro a favore della procedura fallimentare, al fine di definirla senza incorrere in sanzioni penali, percependo un rilevante compenso quale curatore. All'imprenditore sono stati sequestrati beni per circa 800.000 euro. Al pubblico ufficiale è stata applicata la misura restrittiva della libertà personale, arresti domiciliari con braccialetto elettronico.